Tra i tanti centri della provincia di Salerno che in questo periodo si preparano a festeggiare il Natale, oggi facciamo visita a Ravello, antica città medievale conosciuta in tutto il mondo per la sua storia, per i suoi pregevoli monumenti, denominata città della musica. Siamo andati a vedere come in quel centro di cultura e arte millenaria la città si prepara a vivere la festa della Natività. Abbiamo incontrato il sindaco, l'avvocato Paolo Imperato. Signor sindaco, il cartellone degli eventi natalizi a Ravello cosa riserva ai residenti e agli ospiti della sua città? Beh, un evento cui ci teniamo particolarmente, questo è il nostro quarto Natale e ancora una volta abbiamo messo in piedi una programmazione particolarmente ricca, carica di eventi, che si muove intorno a tre grandi temi, cioè la cultura, le tradizioni e la solidarietà. La cultura perché ovviamente Ravello come città della musica è un territorio che si proietta ovviamente all'immagine del mondo. Le tradizioni perché intendiamo assicurare il Natale nei suoi valori più autentici e ovviamente la solidarietà perché è un tema dominante del Natale nel suo significato più autenticamente cristiano. Stasera peraltro diamo, come dire, una svolta storicamente importante perché abbiamo deciso di organizzare la cena destinata agli anziani del paese, che sono la memoria storica di questo luogo straordinario, in un contesto particolarmente significativo, emblematico, che è il contesto unico di Villa Episcopio, un immobile che è stato sottratto alla speculazione privata, è diventata patrimonio pubblico, acquistato dalla Regione Campania, gestito dal Comune di Ravello. Stasera con un significato, ripeto, molto forte, simbolicamente molto alto, con uno sforzo straordinario che hanno messo in piedi tanti collaboratori in maniera veramente disinteressata, bene, tutto questo insieme con una scelta che si è sempre rivelata vincente, cioè quella di attrezzare un teatro tenda all'interno del parcheggio pubblico di Ravello, costituiscono i due grandi contenitori insieme poi al Duomo di Ravello, alla Cattedrale, alla Chiesa Madre, all'interno dei quali, ripeto, ospiteremo un programma particolarmente ricco di eventi. È una delle migliori programmazioni, io lo dico con una punta minima di orgoglio, ma è una delle migliori programmazioni in assoluto che si registrano sull'intero territorio provinciale di Salerno. Da Ravello, Francesco Rizzo.